si è detto tanto di tutto e di più sulla vita di questa donna, ma adesso la novità c'è. Ci sarebbe un uomo che se n'è andato all'estero, non si sa dove sia adesso, non si sa. Almeno ci risulta che non si sa. Allora, la moglie e i fratelli della moglie dicono che sta in Grecia. Che è in Grecia per festeggiare il matrimonio. Non si sa dov'è. Poi lo chiamano e non risponde. Che cosa avrebbe fatto Alessandro? Perché in questo momento è il principale sospettato e indagato? Sì, la novità appunto è quella, come dicevi tu, che c'è questo terzo indagato, è il principale sospettato dell'omicidio di Alice Neri, è infatti accusato di distruzione di cadavere e di omicidio. Perché è indagato? Perché ci sarebbero degli indizi, degli elementi che porterebbero a pensare appunto, a concentrare su di lui tutti i grandi sospetti. C'è da dire però, Eleonora, che noi abbiamo parlato sia con la moglie, abbiamo anche poi letto la sua intervista. Ci sono delle discrepanze molto importanti. Ricordiamo che lui è fuggito, sarebbe allontanato dall'Italia circa una decina di giorni fa, 15 giorni fa, quindi era alla fine di novembre. Alessandro, spieghiamo un attimo quello che lui racconta. E perché adesso noi mandiamo in onda l'intervista che tu hai realizzato alla moglie di quest'uomo, va bene? Quest'uomo indagato per omicidio, occultamento di cadavere, sarebbe stato l'uomo che avrebbe ucciso e poi dato fuoco alla macchina. Di che cosa è accusato? Che c'entra quest'uomo che non è un collega di Alice quella sera al bar dove tu ti trovi? Che cosa sarebbe successo? Ci sono diverse anomalie, Eleonora, e sono indiscrezioni chiaramente, perché dalla procura non trapela assolutamente nulla. L'uomo, a quanto lui stesso avrebbe raccontato ai colleghi della Gazzetta di Modena, quella sera si trovava qui, in questa sala slot di fianco proprio a questo bar, dove si trovavano sia Marco, il collega e amico di Alice, e Alice. Erano in quel tavolino che state vedendo e... In questa sala slot l'uomo racconterebbe, l'uomo inteso l'indagato di origine tunisina, il 29enne, che si trovava in questa sala slot a giocare ed era qui a fumare, a bersi una birra, e che alla fine di questa serata avrebbe chiesto ad Alice un passaggio a casa, quando già 10 minuti prima il collega Marco se ne sarebbe andato a casa sua, e quindi lei gli avrebbe offerto questo passaggio. E poi non si capisce quello che sia successo, insomma. Questa versione però, che lui avrebbe in qualche modo riferito ai colleghi della Gazzetta di Modena, differisce rispetto a quella della moglie in diversi punti. Il primo è che lui, innanzitutto entrambi, dicono che lui è innocente e che non la conosceva e che in nessun modo avrebbe fatto nulla di male alla donna. Ma ci sono degli elementi anomali, cioè il primo punto è... Lui racconta che dopo essere stato accompagnato a casa, in realtà non è andato a casa sua ma a casa del cugino, perché a casa sua non funzionava la corrente, cosa smentita dal proprietario di casa. La moglie invece dice che lui verso le 2 è rientrato, con cui ho parlato e che dopo sentiremo, racconta che lui invece è tornato a casa a dormire con lei quella notte verso le 2. C'è la prima anomalia. La seconda anomalia fa riferimento al fatto che lei dice lui non beve mai alcolici, invece lui dice ho bevuto alcolici. La terza anomalia, insomma, riguarda anche il fatto sugli orari. Lei dice che sarebbe rientrato intorno alle 2, lui invece dice che è quasi intorno alle 3. Lui sentito dalla collega dice di essere in Svizzera, invece la moglie dice, e dopo ascolteremo, che lui si trova insieme a lei e sono in Grecia. E sono partiti non perché sono scappati, ma perché sarebbero andati in Grecia per vacanze, perché si erano appena sposati e volevano passare il Natale insieme alla famiglia. Quindi ci sono tutta una serie di indizi, di contraddizioni che chiaramente verranno in qualche modo a breve riscontrate e verificate dagli inquirenti. Poi, lui dice scusa, che anche Alessandro, suo fratello, sentito da alcuni colleghi, che presto ritornerà in Italia. Allora, attenzione, dunque... Lui è stato contattato dalla Gazzetta, adesso noi mandiamo i pezzi della moglie, noi abbiamo solo un minuto di pubblicità, quanto dura il primo? Se riusciamo a... Ok, allora dopo la pubblicità mandiamo il primo, hai fatto l'intervista alla moglie di quest'uomo. Io però chiedo, come mai
il giorno in cui viene ritrovata quella macchina carbonizzata, lì vicino al bar, 7-8 minuti dal bar, quest'uomo il giorno dopo parte. Parte. Fatalità, casualità. E casualità anche, questo io lo devo dire, lui ammette di essere stato nella macchina di Alice fino alle 3 di notte o verso le 3 di notte, non dichiara esattamente quanto, come, perché, ma parla però di un orario. Ma è giusto? Da un orario, sono le 3 del mattino. È giusto quell'orario? Allora, mandiamo la pubblicità? 30 secondi, ritorniamo e manderemo questo servizio fra poco. Alessandro, non il giorno dopo, come si era letto su alcuni giornali, ma in realtà il 27, ovvero 7-8 giorni dopo, se ne sarebbe andato dal ritrovamento dell'automobile carbonizzata di Alice. Ci sono diverse versioni, Eleonora. Sì, anche in questo caso. Sì, ce ne sono di diverso genere. Ci sono diverse versioni. Poi quello che dice lui è una cosa... Però verso fine mese, sicuramente non il giorno dopo. Quello che dice lui è una cosa, la verità poi bisogna... capirla bene, anche perché si sta un po' contraddicendo, certo. Quest'uomo, ma, se ma non scusa, sbaglio. Prima sta in Grecia, poi sta in Svizzera, poi dice che vuole tornare perché sta in vacanza, dice aiutatemi a ritornare, ma se stava in vacanza perché non ritorni? Va bene, perdonami un attimo, mandiamo questa intervista perché ha fatto una serie di interviste alla moglie di quest'uomo, bugiarda. Che sta cercando di difenderlo. Bugiarda. Buongiorno, sono Alessandro Politi, sono un giornalista di Rai 1. Vorrei sapere attualmente voi dove siete e dove si trova anche suo marito. We came to Greece for that, but he will return immediately to speak with us, with the police to resolve this. He will speak with the police. I'm gonna tell you that I'm not gonna tell you anything else. I mean, you need all of you to understand that the first time he heard about this woman was after they found her dead. He didn't do anything. He doesn't know this woman. The first time he heard about this woman. Perché allora qualcuno avrebbe detto che si conoscevano? I don't know. He doesn't know her. He has no connection with her whatsoever. The only connection I understand that they found with her was at this bar at Fossa. For some reason he went to this bar and she was at went to that bar, but he doesn't know her. Ma suo marito quella notte era da solo al bar o era con qualcuno? I think he was with a friend at that bar, but after the camera caught him on that bar, he immediately came home anyway. Sarebbe importante avere il contatto, il nome di chi era con lui per parlarci. Me lo può dare? No, I'm sorry, I don't remember really. Oh, no, I don't remember, I mean... It was a big shock to me because I learned yesterday that he is the prime suspect. And I'm still in a bit of a shock because I'm trying to understand why he's a prime suspect. But no, I don't remember with who he was with. Dopo la serata al bar è tornata a casa da lei e a che ora? I think it was around 2 maybe. I don't know, sometimes he stays with friends to drink or something. He never gets drunk. He told me that he was at the bar at Fossa. Vedi che non è possibile, allora, le due non sono possibili. Noi sappiamo, allora, ammettiamo che lei gli abbia dato un passaggio e lui non sia il killer, solo il passaggio. Allora lei fino alle 2:40 è lì. Quindi se gli avessi anche solo dato un passaggio l'avrebbe portato alle 2:50. Quindi comunque la moglie sta inventando le ore 2. E la moglie e il cugino, perché lui va a dormire dal cugino. Se invece, esatto, se invece fosse stato l'assassino, noi sappiamo che alle 2:40 sale in macchina, succede qualcosa. Dopodiché la macchina viene rivista varie volte con una persona sola a bordo. Una persona sola viene rivista, geolocalizzata un'ora dopo davanti al bar di nuovo. Io immagino che se sia stato lui l'assassino, lui stia girando, cercando disperatamente dove mollare questa macchina con la povera Alice dentro. E poi arriva il giorno dopo in campagna, si deve procurare
una tanica di benzina, un accelerante e dar fuoco a tutto. Quindi è una cosa abbastanza complicata per uno che fa un omicidio di impeto. Per questo mi viene strano che non la conoscesse. E quindi comunque la moglie mente, il cugino mente, stanno mentendo in Grecia, perché in Grecia dicono che lui è lì. Sì, sì, l'abbiamo visto adesso, l'abbiamo chiamato, ma non risponde. Strano, no? Allora, la moglie, come avete visto, nega buongiorno a professoressa Cialdella, ciao Samantha, buongiorno. Ben arrivate, sono rimasti gli altri ospiti in questa nostra seconda parte. Ecco, quello che vi voglio dire è questo, che la moglie, la sensazione che tutti quanti noi un po' abbiamo è che stia cercando a spada tratta di difendere quest'uomo. Obiettivamente, presunto omicidio lo collocherebbe proprio nell'orario in cui Alice probabilmente muore quella notte. E poi la distruzione di tutte le prove, cioè qual è la miglior maniera, il miglior modo di distruggere le prove è quello di dar fuoco all'automobile. Ovviamente è un indagato, è il principale sospettato e indagato, questo non significa che sia lui ad aver ucciso Alice. Ma la cosa strana, un giorno dopo, una settimana dopo, la cosa molto strana, perdonatemi, che lui di colpo, dopo essere stato in macchina, lo ha messo lui, con quella ragazza, la notte stessa, più o meno entro questa settimana, lui prende e se ne vada in vacanza, fuori, all'estero. Boh, i dubbi sono tantissimi. Continuiamo a sentire la testimonianza realizzata dal nostro Alessandro Politi alla moglie di quest'uomo. Come avete reagito quando avete saputo dell'omicidio? No, he actually saw it on the... He went to Concordia in the morning, I think. He had a job to do something and he heard it on the news and he told me immediately not to be, you know, walking around alone at night. He got scared for me because they found her very close to home. Don't go out alone at night. Era al corrente del provvedimento di espulsione di suo marito? He was trying to fix his papers anyway, but he was trying to find a specific paper that I don't remember exactly the name. Ma da quanto state insieme? Oh, we are together two years and a half. Ma in questi anni è mai stato violento? No, he's a very good boy. If he was violent with me, I wouldn't be with him, and for certain, I wouldn't marry him. Che lavoro fa? I'm still a student. I'm gonna finish to be a nurse, infermiera. Now I'm not working. I'm looking for work there. E suo marito invece? My husband is a muratore. Ma in questo momento lei è con suo marito? He is, but he will speak with you when he wants to speak with you, but he prefers to speak with police first. But he wants to clear his name with the police first. In quale città della Grecia vi trovate? What city? I'm from Chania. We came here for Christmas, but I didn't know things would go this bad. Ma avete già comprato i biglietti di ritorno? Me not yet. They told him that the police was supposed to pay the tickets for him to return, because, you know, tickets are really expensive right now, and it's not very easy to come and go in such a short notice. But I don't know, he went to, right now, I don't know exactly when they will return him back. Allora, l'altra domanda è questa, poi tutti gli ospiti cercheremo di rispondere, ma intanto lo chiedo a te, abbiamo un altro pezzo da mandare forte di questa donna che dice altre cose, dice sono andata in Grecia per le vacanze di Natale. Intanto quest'uomo era stato raggiunto da un provvedimento di espulsione che probabilmente non ha accolto in qualche maniera, però aveva il tempo di andarsene in vacanza in Grecia. Cioè, come funziona questa questione, Alessandro? Cioè, perché una persona che ha comunque sulla testa un provvedimento di espulsione entra e... che cosa era successo? Io parlo di questa testimonianza, non ne parlo e non generalizzo, va bene? Parlo di questa storia, lo voglio chiarire. Alessandro.
Sì, allora, la moglie ci ha spiegato che lui stava risolvendo questo problema cercando di aggiustare la situazione mediante documentazioni ad hoc per risolvere, per ottenere il permesso. C'è da dire che poi, a quanto risulterebbe, si erano appena sposati in comune, lei è cittadina europea, quindi avrebbe comunque avuto verosimilmente poi diritto al permesso. C'è sempre da dire, ovviamente, che non conosciamo nello specifico la fattispecie e ciò che avrebbe portato le autorità a questa decisione, ovviamente, che... No, beh, questo non mi permetto di dirlo che sia di convenienza, anche perché ma io sono insieme detto. Da tanto tempo e mi ha detto che sono detto i toni sono molto, sono una bella coppia, insomma, quindi ricordando sempre che c'è l'articolo 27 che va sempre ricordato, la presunzione di colpevolezza, però insomma sicuramente questo è il tema, Eleonora, spero di essere stato esaustivo. Allora, ok, continuiamo a sentire questa donna, ripeto, quest'uomo è indagato, è sospettato, ma nessuno assolutamente vuole insinuare che sia colpevole. Sicuramente però in questo caso, che noi stiamo trattando ormai da tanto tempo, rappresenta una svolta nelle indagini, no? Continuate a sentire. Ma qual è la posizione di suo marito? He's innocent, that he doesn't know this lady, and I don't understand why he's a suspect for a woman that he doesn't know. Whatever you wanna know, you wanna know too. Your questions are my questions. Lei sul suo marito ha dei dubbi? No, if I had any doubt, if I believe that he burned a woman, believe me, I would burn him alive. Quello che forse insospettisce sono i tempi e il perché sia partito poco dopo l'omicidio. But we didn't think that he was a suspect for anything when we left, you know? We left for Christmas, but to have a celebration of our marriage, because it was here too with my family. But we didn't think that he was a suspect for anything. I mean, he didn't know. Would be a suspect for something that he didn't do. Vorreste dire qualcosa alla famiglia di Alice Neri? To her family that... My husband wasn't the one that did that, and I'm very sorry about that, about what happened to your daughter and your wife and your sister. Allora, dottoressa Cialdella, le parole di questa donna sono parole assolutamente in difesa del marito. Dice: mio marito non ha fatto nulla, non è mai stato violento con me. Non ha mai dato nessun genere di segnali di violenza di nessun tipo, non credo che possa aver fatto una cosa del genere. Noi siamo andati via per festeggiare il Natale e non c'è niente che stiamo nascondendo. Lui stesso dice: io voglio parlare con la polizia, voglio ripulire il mio nome, la mia reputazione, non ho fatto nulla. Però noi dobbiamo andare a guardare i fatti. Il fatto è questo, che lui dichiara di essere stato in macchina di Alice quella notte. Noi dobbiamo partire da qui. Dottoressa Cialdella, le parole della moglie sembrano parole sincere, però. Sì, ci sono molte incongruenze, a partire appunto da questo micro fatto che tu raccontavi, che è importante rispetto al passaggio che lui chiede, e che dice addirittura di non sapere nemmeno il nome, diciamo, della persona che ha in macchina, come se dare il passaggio ad una persona significasse stare in silenzio per tutto il tempo che uno conduce una persona che gli sta accanto. Insomma, già questo dal mio punto di vista rimane abbastanza incongruo. Certo, da un punto di vista emotivo, affettivo, relazionale, il rapporto di questa donna con questo uomo, cioè la moglie, risulta abbastanza anche qui, insomma, difficile da comprendere o facilmente comprensibile, perché si tratta di sua moglie, si tratta, come dire, di una moglie che ha sposato 10 giorni fa, insomma, poco tempo fa, e che probabilmente, qualora questo uomo dovesse essere un uomo violento, forse non ha avuto nemmeno il tempo di accorgersi e di avere dei segnali di quanto questo uomo probabilmente... No, 2 anni e mezzo, non 10 giorni. No. Stanno prima. due anni e mezzo, ma insomma, ecco, comunque... Beh, no, 2 anni e mezzo, due matrimonio non sono pochi. Un tempo decente, sì, per accorgersi, però noi dobbiamo ricordarci che le donne, quando c'è, perché qui non lo sappiamo, una situazione di violenza...
difficilmente invece, proprio perché sono assoggettate psicologicamente dagli uomini, difficilmente vedono e si accorgono dei segnali di violenza del proprio uomo. Quindi insomma ci sarebbe nei primi anni del matrimonio. Allora, l'uomo ricercato ha rilasciato un'intervista, adesso ve la faccio ascoltare, un'intervista alla Gazzetta di Modena, e si è difeso in questa maniera. Ovviamente nel suo racconto ci sono delle incongruenze rispetto poi a quanto è successo, come dicevo prima, ai fatti accaduti. Sentite. Io sono innocente, non conoscevo quella ragazza bionda che mi ha dato solo un passaggio, è stata gentile. Poi sono andata a dormire. Adesso vado subito dalla polizia. Io non ho fatto niente. Quella sera ero lì. Ho giocato alle macchinette, fumato una sigaretta, bevuto una birra. Poi una ragazza bionda mi ha dato un passaggio per andare a casa. Alice non la conoscevo. Non so nemmeno che aspetto avesse. Non sono nemmeno entrato nel bar. Vado spesso allo... Ma la sala slot ha un ingresso separato. Ho preso da bere e sono andato a giocare alle macchinette. Non ho parlato con nessuno quella sera. Ho visto una giovane insieme a un ragazzo. Non so se fosse la ragazza morta. Non la conoscevo, non l'avevo mai vista prima. Le ho chiesto un passaggio. Lei mi ha detto, andiamo. Mi ha accompagnato a 2 chilometri. Io abito a Vallalta, ma quella notte ho dormito a casa di mio cugino, che abita a Concordia, perché a casa mia non c'era la corrente e io il giorno dopo dovevo andare a lavorare. Mio cugino mi ha visto rientrare. Mia moglie ha dormito a Vallalta. Adesso vado dai carabinieri. Non sto capendo niente. Mi sono sposato 2 settimane fa in comune. Una persona mi ha dato un passaggio. Ripeto, non la conoscevo. L'ho incontrata lì. Ho paura. Allora, questo uomo dice che ha paura. La sua posizione va chiarita. Sì. Quello sicuramente, perché è nel momento del delitto, è proprio nella zona, nella macchina, nell'automobile, che poi subito dopo viene incendiata. Che lui abbia paura e stia cercando di ripulire, come ha detto lui stesso, il suo nome, è abbastanza comprensibile. Come è comprensibile il discorso che fa la moglie? Essendo sua moglie, è normale che lo difenda, no? Che creda nella sua buona fede. Una cosa strana è che comunque una donna a tarda notte decida di dare un passaggio a una persona che non conosce. Mi risulta strano. Quindi forse bisognerebbe un attimo fare luce e chiarezza sulla conoscenza dei due. Ecco, questo noi dobbiamo dirlo, Alessandro, e spiegarlo bene ai nostri amici a casa. La procura presume che ci sia stato un sequestro da parte di quest'uomo verso Alice e che Alice sia stata portata in quella zona dove poi ha perso la vita e che si sia rifiutata di un avance, che si sia rifiutata di stare con quest'uomo, che si sia ribellata e che quest'uomo l'abbia uccisa. Questa sarebbe, poi ripeto, omicidio, sequestro, omicidio e occultamento di cadavere, cioè distruzione delle prove. Alessandro, raccontiamola bene, perché così cerchiamo di fare chiarezza. Ripeto, quest'uomo sì, si sta difendendo, che dice che lui non ha fatto non nulla, ha fatto che non appellare granché. Sì, ho attualmente capito, però la procura non ha fatto trapelare grandi dettagli. Attualmente lui sarebbe indagato per distruzione di cadavere e per omicidio volontario. Sì. Tutta la ricostruzione, l'ipotesi legata al sequestro, chiaramente è correlata ad una serie anche di distruzione. Sì, perché chiaramente ha dato fuoco all'autovettura con all'interno anche la povera Alice. Sì. Esattamente, la distruzione delle prove, chiaramente questa è un'ipotesi. Come un'ipotesi il fatto che riguarda le telecamere di Vallalta, comune dove risiederebbe l'uomo, dove sarebbe stata avvistata dalle telecamere davanti alla chiesa, proprio in quella notte, una macchina molto simile a quella di Alice, da cui sarebbe sceso un uomo. Queste sono altre ipotesi, altre discussioni giornalistiche, ma ovviamente noi possiamo fare tantissime ipotesi, ma giustamente, come
mi insegni, come sempre ribadiamo, bisogna sempre rimanere aderenti ai fatti, chiaramente, perché altrimenti si rischia di dire delle inesattezze o di accusare persone che invece non hanno responsabilità. È evidente che quest'uomo abbia detto e abbia rivelato elementi e fattualità che in qualche modo sarebbero contrarie a quelle riferite dalla moglie, e queste ingenerano ovviamente un dubbio, un sospetto. Io, per esempio, quando ho chiesto alla moglie: ma voi avete prenotato i biglietti di ritorno? E mi rispondono no. Personalmente io l'ho vista un po' un'anomalia e mi è venuto in mente, chiaramente non c'è nessun nesso, con la questione con i genitori di Saman Abbas, che compravano solamente il biglietto di andata. Chiaramente, ripeto, non mi permetto di fare nessuna accusa assolutamente, però è strano che uno parta per andare in vacanza in un momento in cui pare non abbiano i soldi nemmeno per permettersi di poter rientrare. Vanno in Grecia in vacanza, quando ora è carissimo ovviamente per andare in vacanza, e non prendono nemmeno i biglietti del ritorno. Cioè, per quanto mi riguarda, è anomalo. Poi ripeto, mi avvalgo del diritto di critica, poi magari per l'amor del cielo volevano rimanere lì a vivere. Però no, questo è un altro elemento, comunque, che come qua dicono, esatto, in capisco la previdenza, capisco la previdenza e la voglia di festeggiare. Ma perché non compri il biglietto di ritorno? Questo non capisco io personalmente. Un viaggio di sola andata a novembre per festeggiare il Natale mi sembra quantomeno strano. La famiglia di Alice, ecco, come ha reagito a questa notizia? Tu sei riuscito a parlare con il fratello, con l'avvocato, loro? Sì, ho parlato con la moglie di Matteo, che ci ha spiegato che loro non conoscevano quest'uomo, che a quanto ne sanno loro Alice non conoscesse quest'uomo, che non ci fosse nessun tipo di rapporto, e che aspettano chiaramente di capire quello che poi accadrà. Io in tal proposito ci tengo a fare una precisazione relativamente a quanto detto venerdì sul profilo Facebook falso di Alice, che da parte nostra l'obiettivo era quello di fare chiarezza, non di accusare in nessun modo Alice o che abbia fatto nessun tipo di reato, assolutamente. Noi siamo sempre attentissimi e molto corretti, molto precisi, a tutelare chiaramente la povera Alice, e la fattualità, il dubbio nasceva dal fatto che ci siamo chiesti: perché una ragazza, cosa ha mosso, cosa ha portato questa ragazza a creare, se l'ha creato veramente, questo profilo falso? Era solamente finalizzato chiaramente a fare chiarezza e luce per aiutare gli inquirenti e aiutare Alice, mai nessun modo per mancare di rispetto alla famiglia o a lei. Questo ci tengo a chiarirlo per non lasciare nessun tipo di dubbio.